che stavo malissimo, guarda, avevo un come un macigno all'inizio dello stomaco, che poi dopo si è dimostrato che era la polmonite bilaterale data da Covid. Quindi era dura, insomma, dai. Mercoledì 28 ottobre, così Alessandro, 55enne, aretino, in preda a dolori lancinanti, ha chiamato il 118. Mi hanno in pratica portato al pronto soccorso e lì mi hanno fatto il tampone, risultato positivo. Da qui il ricovero nel reparto di pneumologia dell'ospedale San Donato di Arezzo. Ho avuto paura perché ti ritrovi catapultato in una realtà che non è la tua. Quando poi la moglie a casa mi ha chiamato e mi ha detto che la gente festeggiava Halloween, e questo mi ha fatto più male di quello che stavo male, perché ho pensato a quello che stavo provando io e fa capire alle persone quello che potrebbero provare tutti, perché io faccio una vita normalissima. Pensare che c'è gente che comunque ha festeggiato, comunque ha fatto come gli pareva, mi ha fatto stare malissimo, più male del dolore che avevo io personale. Alessandro lo scorso 4 novembre è stato infine dimesso, ma l'incubo Covid ancora non è finito. Ancora sono positivo, devo aspettare di stare meglio per rifare il tampone. Proprio oggi sono stato contattato dal centro Covid, mi hanno detto di chiamare l'USCA e l'USCA poi mi prenderà in carico e cercare di vedere di fare il tampone quando sto meglio per vedere se poi divento negativo. Ecco, cosa si sente di dire ai negazionisti o a chi comunque sta vivendo questa situazione, forse con un po' troppo di incoscienza? Mi sento di dire che non è un'influenza, non è un'influenza, è una sofferenza, non è la sofferenza solo per te ma anche per gli altri, ripeto, perché poi quando sei lì tu pensi anche a chi è a casa. Io ho una bambina che è positiva, di 12 anni, pensi al babbo che è ricoverato in terapia intensiva, pensi a tutti gli affetti che hai lasciato e che in qualche modo hanno bisogno di te. Lei è anche un libero professionista, questa storia pesa anche a livello economico. Purtroppo sì, perché io sono un partita IVA, non abbiamo aiuti, la moglie, anche una moglie, è una partita IVA bloccata in casa. Io ho provato a chiedere anche se ci fosse qualche paracadute, qualcosa che ci aiuti, non esiste niente. Grazie mille, in bocca al lupo. Grazie, ti ringrazio, grazie a voi. Una cosa particolare, se posso, ringraziare tutti gli infermieri, i dottori e gli OSS che si danno tantissimo da fare, tantissimo da fare. L'unica cosa che mi dispiace è che manca l'organizzazione. In alcuni momenti è tutto perfetto e in alcuni momenti manca le minime cose essenziali.